edition della Star Conference 2021, questo appuntamento sempre molto atteso che mette a confronto e fa incontrare gli investitori con le società e i gruppi quotati nel segmento Star di Borsa Italiana, che è il segmento dove si quotano le small e mid cap e vengono definite proprio un po' l'aristocrazia delle small e mid cap. Sono molto contento di avere con noi l'ingegner Marco Pescarmona. Lui è presidente del gruppo Mutui Online, acronimo MOL. È un gruppo, è una società quotata presso il segmento Star di Borsa Italiana e soprattutto è la holding di un gruppo di società che opera principalmente nei settori dell'intermediazione tramite internet di prodotti e servizi finanziari. Tra i marchi sono forse quello più conosciuto di tutti è Mutui Online. Chi è che non conosce MutuiOnline.it? Ma ce ne sono tanti altri, Segugio.it e così via. E opera quindi in questo settore e in quello dell'outsourcing dei processi complessi nel settore dei servizi finanziari. Allora, dottor Pescarmona, intanto vediamo sul bilancio 2020 che si è chiuso, mi sembra, molto bene, in un anno complicato come quello della pandemia. Ecco, al di là adesso dei risultati che sono comunque molto importanti perché sia i ricavi sia il risultato operativo sono a doppia cifra. Il risultato netto poi è molto più alto, comunque sarebbe a doppia cifra. Addirittura sarebbe 221%, però lì c'è un beneficio fiscale, tolto quello comunque resta comunque a doppia cifra. E ecco, volevo capire quali sono le caratteristiche che ha avuto il vostro business nel 2020 e come avete impattato il Covid. Ha avuto comunque un qualche impatto gli effetti della pandemia? Sicuramente il 2020 è stato un anno fuori dal comune. È partito bene i primi mesi, quindi con una crescita abbastanza solida, ma in qualche modo ordinaria. E poi di colpo siamo stati colpiti da questa sorpresa del Covid. Inizialmente non sapevamo cosa aspettarci e sicuramente non ci aspettavamo di chiudere l'anno con dei risultati complessivamente così buoni. Gli impatti del Covid sono stati diversi per i diversi business delle nostre due divisioni. Diciamo, ad alto livello, la nostra divisione Broking ha sofferto per un periodo abbastanza breve di tempo durante il primo lockdown, semplicemente dal fatto che certe attività, come fare un mutuo o guidare la macchina, quindi fare l'assicurazione della macchina, non era più possibile farle. E poi ha visto una ripresa guidata sostanzialmente da un'accelerazione del passaggio della popolazione italiana all'utilizzo di canali digitali. Quello che è andato ancora meglio all'interno della divisione Broking è trovaprezzi.it, perché in un momento in cui tutti i negozi fisici erano chiusi e persino Amazon aveva delle difficoltà operative, trovaprezzi, ha aumentato moltissimo la sua visibilità e quindi ha visto un grande boom di volume d'attività e anche costi tutto sommato contenuti perché c'era meno competizione lato pubblicitario su internet. Per quanto riguarda la divisione BPO, invece, la prima sfida è stata evitare che le cose si rompessero. La nostra divisione BPO rappresenta l'infrastruttura per tutta una serie di processi critici per istituzioni finanziarie. Quindi deve funzionare tutto e un po' il nostro orgoglio è stato l'essere riusciti a fare funzionare tutto in qualunque momento, cioè non ci siamo mai fermati neanche un giorno quando tantissimi altri soggetti avevano problemi, gli uffici pubblici magari non funzionavano, tante cose private andavano un po' a singhiozzo. Noi, un po' perché ci siamo organizzati bene, un po' perché l'intera azienda si è mobilizzata, siamo riusciti a continuare a operare bene. Abbiamo sofferto qui del calo di tutta una serie di mercati, che è stato un calo prima molto forte per molte attività durante il lockdown, e poi c'è stato un recupero. Il recupero non è stato così forte come quello che abbiamo visto lato della nostra divisione Broking, perché qui
si guarda al mercato complessivo, noi serviamo tutto il settore finanziario e quindi i volumi di attività che si sono visti nella parte, nella seconda parte dell'anno sono stati buoni, ma non sufficienti in molti casi a compensare quello che si era perso durante il lockdown della primavera. Oh, senta, invece siccome uno c'è sempre in testa mutiionline.it, per quello che riguarda proprio l'evoluzione del mercato dei mutui residenziali, come è andato cioè, nel 2020? Allora, nel 2020, a parte appunto il periodo di blocco, poi dopo abbiamo visto una domanda buona sia per i mutui di acquisto, che continuano a crescere anno su anno, e sia per i mutui di surroga, che sono stati un po' la sorpresa. Noi ci saremmo aspettati un calo delle surroghe, invece fino alla fine del 2020 abbiamo visto, complici anche i tassi bassi, tenuti bassi dalla pandemia, abbiamo visto ancora volumi molto consistenti di sostituzioni mutua, anche perché oggi i mutui hanno dei tassi sotto l'1%, cioè 0,6-0,7% tasso fisso a 30 anni. È chiaro che una convenienza così non c'è mai stata e difficilmente ci sarà per il resto della nostra vita. Quindi questo ha spinto a sostituire i mutui in essere e ha aiutato un po' il mercato degli acquisti. Quello che è successo anche è che chi aveva una compravendita immobiliare pianificata, che so io, per aprile o maggio, ad aprile o maggio non l'ha fatta, ma poi l'ha chiusa a giugno-luglio. Quindi alla fine è un mercato che è andato bene. Il fatto che le filiali bancarie sono state per un lungo periodo e ancora adesso sono un po' difficilmente accessibili, soprattutto da uno che non è un cliente di quella specifica banca, ha fatto sì che il valore del nostro servizio di mutuionline.it, che permette anche di ottenere un appuntamento, un accesso facilitato alle banche partner, soprattutto dove uno non è già cliente, i benefici di questo servizio sono stati apprezzati ancora di più e questo ha aiutato un po' la nostra crescita, che è stata chiaramente una crescita superiore al mercato. Mercato che appunto è stato un mercato comunque contenuta, ecco. Ho capito. Senta, guardando allora al 2021, sempre ovviamente tenendo conto che bisogna vedere i tempi proprio di uscita dalla pandemia, eccetera, voi quali elementi insomma vedete nel 2021, sia a livello generale di andamento del gruppo, sia magari specificamente per i vostri segmenti di business? Allora, partiamo da ancora un commento sull'evoluzione del mercato dei mutui residenziali nel 2021. Quello che noi vediamo è un aumento delle compravendite residenziali, sia perché continua a essere molto favorevole economicamente e finanziariamente comprare una casa, sia perché tutta questa pandemia ci ha insegnato che lo smart working funziona, come si vede da questa intervista che stiamo facendo, e quindi uno può lavorare dalla casa al mare o dalla casa in città, e però la casa al mare la deve avere, la casa in città magari è meglio che abbia una stanza in più. Quindi c'è un interesse maggiore per l'acquisto di immobili da parte delle famiglie, ovviamente a condizione che uno sia tranquillo per il proprio futuro e via dicendo. Però finora un po' tutti i posti di lavoro sono stati tutelati, quindi vediamo abbastanza tranquillità da parte degli italiani. Quindi le compravendite aiuteranno, i rifinanziamenti verranno inevitabilmente a calare, semplicemente perché molti hanno già fatto quello che c'era da fare. Ci sarà una coda, vedremo quanto lunga. Nel complesso, a parte questo, ci aspettiamo una complessiva e progressiva normalizzazione un po' di tutto quanto. Cioè dovremo uscire nell'anno da una situazione di emergenza sanitaria e vedere se si riesce a evitare che si inneschi un'emergenza di tipo economico. Però tutte le cose messe in atto fino a questo momento e le premesse anche a livello europeo ci sono per una gestione ragionevole di questa situazione. Quindi direi in questo contesto ci aspettiamo, è lecito aspettarsi, una normalizzazione. Che cosa succede in un contesto che si normalizza? Succede che i nostri business della divisione broking, dove il driver principale della crescita è un aumento della penetrazione dei canali digitali,
potranno continuare a crescere, magari qualcuno con più difficoltà perché per esempio le condizioni eccezionali che hanno favorito trovaprezzi nel 2020 non ci sono nel 2021, certo. Quindi e anche il venir meno delle surroghe non aiuta lato intermediazione mutui, però il trend di aumento dell'utilizzo dei canali digitali è molto chiaro. Per quanto riguarda il BPO è una questione di aumento della penetrazione, ma è un fenomeno che continua, è un fenomeno di lungo termine, lento e progressivo. Quello che aiuta comunque è quantomeno il fatto che appunto un po' tutti i mercati saranno normalizzati e quindi ci saranno, non so, più immatricolazioni di veicoli, ci saranno, come dicevamo, più compravendite immobiliari. Su un po' tutti i mercati, diciamo, avremo una situazione più normale. E diciamo questo ci fa guardare al 2021 con cauto ottimismo. Poi, essendo che veniamo fuori da una situazione molto strana e ancora non si è normalizzata, è veramente difficile fare delle previsioni. Certo. No, questo è chiaro perché insomma c'è ancora incertezza, dipende anche quando se è giugno, se sarà a settembre, che vediamo insomma, no, proprio un'uscita consistente dalla pandemia. Senti, sono affascinato dalla divisione broking e nel 2021, perché poi è molto ampia, no? Avete un broking prestiti, broking mutui, comparazione telco ed energia e così via. Questa, come vede l'evoluzione nel futuro di questo vostro asset di servizio? Allora, se uno guarda alcuni mercati diciamo più avanzati, tra virgolette, almeno da questo punto di vista, come la Gran Bretagna, lì la penetrazione di utilizzo di questi servizi è molto molto più alta. Per esempio, in Gran Bretagna il 70-80% della popolazione fa l'assicurazione tramite internet e quasi tutti lo fanno confrontando e scegliendo tramite dei comparatori, quindi operatori come il nostro Segugio.it. Quindi, se uno guarda un po' i punti di arrivo, può essere un mercato molto diverso e dove i nostri business sono molto più grandi di quelli attuali. Poi noi guardiamo sempre le cose invece traguardando l'anno dopo, perché poi le cose devono avvenire per passi. E diciamo la direzione è quella, ma sarà un percorso lungo. Quello che noi stiamo facendo, che avrà un impatto sull'evoluzione della nostra divisione, per esempio, è quello di sviluppare il business della comparazione sia dei prodotti di telecomunicazioni che di energia, dove eravamo presenti ma in modo marginale. Abbiamo acquistato SS Tariffe, che è il leader storico di questo settore, il primo operatore che ha sviluppato questo concetto in Italia, e adesso stiamo integrando la tecnologia, le competenze, insomma tutto quanto l'operatività di SS Tariffe in un contesto più ampio di gruppo. Sarà un po' di lavoro, ma questo farà sì che passeremo a essere un operatore rilevante in questo segmento, che tra l'altro è caratterizzato da poca trasparenza complessivamente di mercato. Cioè ci sono tanti operatori aggressivi commercialmente che cercano di venderti un prodotto o l'altro, ma operatori che realmente guidano il consumatore a scegliere la cosa più conveniente in modo trasparente, magari sacrificando il risultato di breve periodo, non ce ne sono. E quello è un po' il nostro DNA. Quindi pensiamo di andare in quella direzione e di rinforzarci nella comparazione telecomunicazioni ed energia. Senta, rivoluzione digitale, si parla alto di digitalizzazione, guardando avanti, guardando a 10 anni, no? Per esempio un settore, mi sembra siate incanalati nella cosa giusta, al di là delle contingenze degli anni, ma insomma, come cosa di fondo, il mondo che si prospetta sembra che vi avvantaggi molto, insomma. Allora, è un mondo, sì, sicuramente abbiamo tutta una serie di trend strutturali che ci avvantaggiano e passeremo, secondo me, in questi 10 anni da essere ancora un soggetto in qualche modo visto come innovativo a essere un soggetto più istituzionale. Cioè
quello che era la modalità di nicchia, la modalità nuova di fare tutta una serie di cose, diventerà piano piano la modalità di riferimento. Oramai ci siamo da 20 anni, fra 10 anni saranno 30 anni. Quindi sarà un po' come in tanti casi, non lo so, i supermercati hanno sostituito certo. i piccoli negozi, che poi sembra tutto normale. E anche noi iniziamo a avere i capelli bianchi, iniziamo a porci il tema di avere una nuova generazione di management, tutto quello che serve per trasformare quella che era una volta una startup in un soggetto che avrà un ruolo, speriamo, economico, in qualche modo istituzionale, comunque aiuterà a funzionare una parte del sistema economico italiano. Quindi cerchiamo di costruirlo veramente solido e per il lungo periodo. Dottor Pescarmona, io la devo ringraziare, ci ha fatto un quadro veramente esaustivo di grande interesse. Ricordo, abbiamo parlato con l'ingegner Marco Pescarmona, che è presidente del gruppo Mutui Online, in acronimo MOL, che conosciamo insomma tutti, chi è che non conosce Mutui Online, è la holding di un gruppo di società operanti principalmente nei settori dell'intermediazione tramite internet di prodotti e servizi finanziari. Grazie dottor ingegner Pescarmona, la ringrazio davvero molto. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.